Amici dell'horror, amici di ingenerecinema.com, tornano gli unboxing. Veramente un unboxing ciclopico, titanico. Vogliamo esagerare! I più scaltri di voi avranno già capito a cosa ci stiamo riferendo. Quando si parla di dinosauri, c'è poco da scherzare. C'è poco da ridere. Un unboxing di giocattoli action figure targate Mattel che riguardano Jurassic World Il Dominio. Me coglioni. Prima di guardare all'interno della scatola, inviateci dei amici di Mattel che ringraziamo. Vi ricordo che trovate la nostra recensione di Jurassic World Il Dominio sul nostro sito su www.ingenerecinema.com e vi invito a lasciare qui nei commenti a questo unboxing le vostre opinioni riguardo al film. Sto parlando dei personaggi, del senso, della struttura del film. La Mattel ci ha inviato tre prodotti della saga Il Dominio. Il primo è questo, Jurassic World Dominion Minis. Sono delle scatolette all'interno delle quali si troverà uno di questi dinosauri. La faccio, la faccio. L'apertura sta qui. All'interno della scatoletta troviamo un dinosauro, anche questa leggenda con i vari dinosauri della collezione Minis. Non ci sono i nomi dei dinosauri, ma invito gli amici più esperti a identificare quello che mi sembra il protagonista malvagio di questo ultimo episodio. È arrivato il professorone, è arrivato. La plastica di questi Minis è abbastanza morbida, c'è un'aggiuntura mobile che è quella della bocca. Per il resto, devo dire, anche se un giocattolo di piccole dimensioni, la resa è davvero molto molto buona. Procedo col secondo articolo. Guardate, è il Terizinosaurus. Eh? Vi mostro che fa dei movimenti e credo produca anche dei suoni. Sì, esattamente. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? E andiamo a unboxare. Forbice dalla punta non arrotondata. Ed ecco qui il Terizinosaurus, un dinosauro molto molto più grande di quello di prima, la differenza è questa, e soprattutto a livello di snodi degli arti superiori e inferiori, del collo, chinandolo, si spalancano in automatico le fauci del nostro Terizinosaurus. Guardate che artigli. Una sorta di Freddy Krueger della preistoria. E poi c'è la coda, ovviamente. Una delle caratteristiche di questa serie di giocattoli sono proprio i suoni. Vi faccio ascoltare un po' di musica del nostro Terizinosaurus. Scemo. E poi c'è una caratteristica. Il dinosauro ha questa specie di sportellino all'interno del quale potrete leggere il codice genetico di questa specie. In che senso? Voi direte: in che senso? Io vi dico con le parole di Mattel come potete fare. Vuoi scoprire quanto possa diventare reale il tuo dinosauro? Trova il codice DNA nascosto. Scansionalo con un dispositivo smart per avviare le funzioni di realtà aumentata. You have 16 shots per. Oh! E poi il pezzo forte, io l'ho già visto, faccio un po' di spazio. È il nostro famoso Tyrannosaurus Rex. Oh my God! In dimensioni veramente gigantesche. 101 centimetri. Scopriamo quello che ci riserva anche lui. Il tirannosauro
di Jurassic World Dominion, oltre ai vari snodi delle zampe, grande snodo per la coda e poi ovviamente della bocca, che è capace di inghiottire tutti i mimis per poi espellerli da qui. Ecco qua. Per noi degli anni 80 ricorda un po' anche il portellone, posto più o meno nella stessa posizione, del tirannosauro, sempre Mattel, dei Masters of the Universe. Ve lo ricordate? Magari lo mettiamo adesso. Amici dell'horror, anche questo unboxing è arrivato alla conclusione. Dal Giurassico è tutto. Ci rivediamo su questo canale YouTube, ma anche sui nostri social, da Instagram a Facebook a Twitter, ma soprattutto tornate a trovarci ogni mattina su www.ingenerecinema.com. Ciao!